presente un nuovo video relativo al Conky Weather. Allora vi ricordo che se dovete installare il Conky e non sapete come fare, vi lascio in descrizione e a schermo il link al video relativo, e visto che io utilizzo il Python, vi lascio lo stesso in descrizione e a schermo il link al video relativo all'installazione del Python. Allora, ho trovato un altro sito che offre le API gratuite per il meteo, ApiJSON, e quindi svilupperò un altro Conky Weather. Se siete a conoscenza di altri siti che offrono le API gratuite per il meteo con dati JSON, scrivetelo in descrizione. Attenzione però, non periodi di prova, ma solamente le API gratuite. Quindi andiamo a vedere qual è il sito in questione. Lo vedete a video. Il sito è weatherapi.com, questa è la pagina iniziale. Noi andiamo a vedere su pricing e vedete che c'è sulla sinistra l'offerta free. Vediamo cosa offre. Allora, 1 milione di chiamate al mese, il tempo corrente, 3 giorni di forecast giornaliero e orario, una funzione di search, offre l'astronomia, un'API per l'IP, l'API dello sport, una storia meteo di 7 giorni e poi qui offre gli alerts, ovviamente l'air quality, la qualità dell'aria, e questo è quanto. Quindi per aprire il vostro account non fate altro che cliccare sul bottone blu che vedete sotto a free. Vi si aprirà la pagina per registrarvi. Qui potete mettere la vostra mail, che può essere anche temporanea. La ripetete, mettete la password, risolvete qui, io non sono un robot, segnate qui ho letto e concordo lì con le vostre cose, sign up, e siete registrati. Troverete la vostra API key nel vostro account, e quella vi servirà per gestire tutte le API. Qui su Docs ovviamente ci sarà tutta la documentazione, dall'introduzione, get started, qui vi spiega tutto quanto quello che riguarda le API. In caso abbiate problemi c'è anche un API Explorer, praticamente qui scrivete il vostro API key, la vostra, vabbè, in questo caso c'è scritto Londra, la vostra città. Cliccando Show Response qui verrà fuori tutto il codice della tab relativa. In questo caso è Current, se volete il Forecast schiacciate Forecast, per lo Sport schiacciate Sport, e vi darà tutto il codice. Quindi il progetto dovrebbe essere strutturato come i precedenti, adesso vedrò se è possibile mantenerlo uguale oppure se ci sono dei cambiamenti da fare, e quindi noi ci vediamo al prossimo video con il progetto che inizia con il tempo corrente, con il real time o il current time. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!